Sembrerebbe che lo stabilimento Pernigotti a Novi Ligure potrebbe chiudere i battenti. Guardate bene, cari utenti di YouTube, sto utilizzando il modo condizionale. Sarebbe arrivato infatti l'annuncio da parte di alcuni sindacati al termine di un incontro con i rappresentanti della proprietà dell'azienda dolciaria per eccellenza, che sarebbe passata al gruppo turco chiamato Tuksos. È una notizia questa che in qualche maniera va a sconvolgere quella che è l'imprenditoria dolciaria per eccellenza, anche perché Pernigotti è famosa in tutta Italia, da nord fino ad arrivare al centro, fino ad arrivare al sud ed anche alle due isole, quindi Sicilia e Sardegna. Insomma, è un marchio che, vuoi o non vuoi, tutti penso conoscono e tutti hanno avuto a che fare almeno una volta nella vita, anche solo per mangiare un buonissimo cioccolatino proprio con questa marca qua, che ovviamente è riportato quando viene ad essere scartato, perché la carta infatti ha come caratteristica quella di riportare all'esterno la scritta Pernigotti. Sono molto dispiaciuto se ciò fosse vero, ovviamente, perché si andrebbero a perdere dei, chiamiamoli, posti di lavoro, secondo la mia opinione, e ovviamente l'imprenditoria dolciaria ne risentirebbe, secondo il mio parere personale. Grazie per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi, commentate. Un caro saluto, se in questo video fossero presenti delle inesattezze me ne scuso, ma non mi assumo alcuna responsabilità, dato e considerato che chi vi parla, quindi io me medesimo, ho utilizzato il condizionale, escludo pertanto su di me responsabilità di qualsivoglia natura.